Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse! Finalmente la scelta delle Maxi Enduro per il 2022 sembra completa. Infatti Ducati ha svelato la nuova Desert X, che rispolvera un pezzo glorioso della propria storia e che riporta alla memoria quando il gruppo Kagiwa faceva parte di Ducati. Più precisamente quando attraverso la collaborazione tra i due marchi diede vita all'iconica Kagiwa Elephant, che raggiunse la consacrazione alla Dakar spinta da un bicilindrico ad aria Ducati e con in sella il mitico Eddie Orioli. La carta nostalgia, quando si ha una storia importante alle spalle, è molto probabile che si tramuti in un ottimo successo commerciale se giocata con astuzia, come dimostrano Honda e Yamaha con la CRF 1100, o Africa Twin che dir si voglia, e la Tenere 700. Recentemente MV Agusta, essendo attualmente proprietaria del marchio Kagiwa, attraverso il progetto Lucky Explorer ha provato a cavalcare quest'onda, presentando la 9.5 e la 5.5, sulle quali, come ho detto nell'ultimo video, nutro qualche dubbio. Ma questa Ducati Desert X riuscirà o sarà un fallimento? Mentre ci ragioniamo su, cominciamo a dargli un'occhiata. A differenza di Honda e Yamaha, la casa di Borgo Panigale non ha potuto rispolverare il nome Elephant, essendo registrato da Kagiwa, che è sotto controllo di MV. Ma dal punto di vista del design, Ducati ha decisamente puntato al cuore degli appassionati, con linee che ricordano grandi interpreti della sabbia, come appunto la Kagiwa Elephant e la Yamaha Tenere 750. La moto è visivamente composta da tre macro elementi: un volume unico che comprende il serbatoio e le protezioni laterali, la sella che assieme agli elementi a contatto con il pilota promette un'eccellente guidabilità off-road agevolando i movimenti nella guida in piedi, e infine il parabrezza che integra il distintivo doppio faro anteriore rivisitato in chiave moderna con il doppio DRL full LED a settori, che conferisce a questa Desert X uno sguardo molto personale e differente dalle altre proposte attualmente in commercio. Ducati ha posto particolare attenzione al tema adventuring su questo modello, dando vita ad una moto con una zona di calzata estremamente snella e superfici molto raccordate. La distanza sella-pedane è stata studiata in modo da rendere più naturale possibile il classico passaggio da guida seduta a guida in piedi. Ed è proprio nella guida in piedi, infatti, che il pilota può riscontrare la perfetta triangolazione ergonomica pensata per dominare la moto in qualsiasi condizione, grazie anche al manubrio largo e con piega tipicamente off-road. La sella è posizionata a 87,5 cm da terra, ma può essere ridotta montando la sella ribassata disponibile come accessorio e può scendere ulteriormente installando il kit sospensioni ribassate, anch'esso disponibile come accessorio. C'è un elemento che mi piace particolarmente e mi rimanda alla KTM 990 Adventure, ed è la gestione dell'autonomia, che avviene principalmente attraverso gli oltre 21 litri di capacità del serbatoio e la disponibilità, sempre come accessorio, di un serbatoio posteriore della capienza di 8 litri. Il trasferimento della benzina dal serbatoio posteriore a quello anteriore viene suggerito al pilota attraverso il cruscotto nel momento in cui il livello del carburante all'interno del serbatoio anteriore scende al di sotto di una determinata soglia e può essere attivato attraverso i comandi al manubrio. Ma veniamo al cuore pulsante di questa Desert X, rappresentato dal bicilindrico Ducati testa stretta da 937 cm3 con distribuzione desmodromica. In questa configurazione Euro 5 il motore eroga una potenza massima di 110 cavalli a 9250 giri al minuto e una coppia massima di 92 Nm a 6500 giri al minuto. Questo motore eredita tutti i miglioramenti introdotti su questo propulsore prima sul Monster e successivamente sulla Multistrada V2. La frizione a 8 dischi è estremamente compatta e leggera, mentre il tamburo del cambio lavora su cuscinetti per minimizzare gli attriti e migliorare precisione e dolcezza nella fase di cambiata, contribuendo anche a una riduzione del peso totale del motore di 1,7 kg rispetto alla versione precedente. Per offrire il miglior rendimento possibile nella guida in fuoristrada e nelle diverse destinazioni d'uso, il testa stretta è stato ottimizzato in maniera specifica per questa moto. Il cambio possiede infatti rapporti dedicati differenti rispetto a quello della Multistrada V2. La rapportatura è stata complessivamente accorciata su tutte le marce fino alla quinta per garantire il miglior comportamento in fuoristrada. All'altro estremo invece la sesta marcia è adeguatamente lunga per favorire l'utilizzo autostradale della moto. Il cambio lavora in abbinamento al DQS Up and Down Ducati Quick Shifter, con strategia sviluppata specificamente per questo modello, attivo sia in salita sia in scalata. Inoltre gli intervalli di manutenzione della Desert X sono previsti ogni 15.000 km o 24 mesi, con controllo gioco valvole ogni 30.000, un aspetto da non sottovalutare quando si macinano tanti chilometri. I cerchi sono nelle tipiche misure fuoristradistiche di 21 pollici all'anteriore
anteriore e di 18 pollici al posteriore e consentono di montare pneumatici tubeless. Le sospensioni sono marchiate Kayaba e all'anteriore troviamo una forcella a steli rovesciati da 46 mm di diametro che offre ben 230 mm di escursione ed è regolabile in compressione, estensione e precarico. Il monoammortizzatore anche è regolabile in compressione, estensione e precarico e attraverso il forcellone in alluminio consente una corsa della ruota posteriore di 220 mm. La Desert X è dotata di freni Brembo con funzione di ABS cornering. L'impianto anteriore è caratterizzato dalla presenza delle pinze radiali monoblocco Brembo M50 a 4 pistoncini da 30 mm di diametro, pompa assiale con leve regolabili e doppio disco anteriore da 320 mm con flangia in alluminio. Al posteriore troviamo invece un singolo disco da 265 mm di diametro su cui lavora una pinza flottante a doppio pistoncino, sempre Brembo. L'elettronica, come ci sta abituando Ducati negli ultimi anni, è di primo ordine e oltre ai già citati quick shifter e cornering ABS prevede 6 riding mode che lavorano in abbinamento con altri parametri personalizzabili attraverso 4 power mode che influiscono in maniera ancora più capillare su coppia, potenza massima e freno motore. Inoltre anche l'ABS è regolabile su più livelli e disinseribile. Per maggiori dettagli sul funzionamento dell'elettronica penso che sia il caso di parlarne solo attraverso prove dinamiche e non basandoci sui freddi dati, ma al termine di questo video anche il parametro elettronica inciderà sulla valutazione di questa Desert X. Un ultimo appunto lo voglio fare sulla strumentazione, a mio avviso molto interessante, è costituita da un display TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione, orientato verticalmente e posizionato per offrire la migliore visibilità possibile anche nella guida in piedi. Questo display è predisposto per l'integrazione con il Ducati Multimedia System, che consente di connettere lo smartphone, attivando così nuove funzioni come il controllo della musica, la gestione delle chiamate e la navigazione turn by turn, con indicazioni stradali direttamente sul cruscotto, anche se quest'ultimo elemento è opzionale. Il display offre la possibilità di scegliere tra due info mode di serie, standard e rally. Nell'info mode standard vengono visualizzate tutte le informazioni necessarie per la guida stradale, contagiri e tachimetro sono ben visibili, così come la marcia inserita, il livello del carburante e le altre informazioni necessarie al viaggio. Nell'info mode rally è presente la funzione Trip Master. Questa simula il funzionamento del Trip Master utilizzato nei rally per la navigazione e permette di aggiustare manualmente l'indicazione del contachilometri utilizzando i tasti del blocchetto comandi. Ora che abbiamo visto i vari elementi che compongono la Desert X, possiamo tracciare un profilo di questa moto che a mio avviso vuole sfidare Honda e Husqvarna sia come fascia di prezzo che come allestimento. La Honda rimane l'alternativa tra virgolette più economica nella configurazione standard, ha meno parametri di elettronica, ha i cerchi a raggi con camera d'aria e un prezzo di listino di 1000 euro inferiore alla Desert X e che include al momento anche qualche accessorio come il top case da 35 litri e il parabrezza alto. L'Husqvarna anche ha un profilo più in linea con la Fricona in termini di prezzo ed un allestimento tecnico che segue più Ducati per un prezzo che dovrebbe essere poco superiore ai 15.000 euro senza accessori, mentre la Ducati Desert X è proposta sempre senza accessori a 15.990 euro. Il prezzo nel suo target di riferimento ci sta e le dotazioni anche sono molto buone, ma avrei preferito un altro approccio da parte di Ducati, che su queste fasce di prezzo ha altri prodotti già per il mototurismo on-off. Un mio amico, il mototurismo italiano, che saluto, ha citato la regola del 15, che personalmente condivido appieno e si traduce in 15 kg in meno, 15 cavalli in meno e 1.500 euro in meno. Come ottenerlo però? Su questa moto avrei utilizzato il motore Desmo 2 della gamma Scrambler, affidando al 1100 il compito di differenziare la spinta della Desert X dalla Desert Sled. Con questa scelta la potenza sarebbe stata di 85 cavalli a fronte di una coppia di 91 Nm. E così facendo si sarebbe anche ridotta la presenza di elettronica con meno riding mode che nella configurazione attuale portano la Desert X sulla mappa enduro a 75 cavalli, quindi alla fine una differenza praticamente identica alla scelta di utilizzare un Desmo 2. Da questo già si capisce che la potenza di 85 cavalli sarebbe stata più votata al fuoristrada rispetto ai 110 che eroga adesso. Inoltre ci sarebbe stato anche un risparmio di peso dato che questo motore è raffreddato ad aria e anche con meno componenti che si possono rompere sicuramente. Qualora poi il peso ancora non mi avesse soddisfatto avrei ultimato l'opera limando un pochino l'impianto frenante utilizzando due dischi anteriori più piccoli che a questo punto su una cavalleria più bassa non ci sarebbero stati affatto male. Non mi fraintendete però, questa moto non è assolutamente fatta male e anche sul mercato si colloca ad un prezzo alto ma non esagerato né per i contenuti né per il marchio e nemmeno in relazione ai competitor. Però la presenza della multistrada V2 seppur con ruota da 19 pollici oltre ad avere un prezzo più competitivo
dispositivo di 1000 euro in meno, la vedo più adatta ad un utilizzo on-off, ovviamente leggero, e la vedo molto votata per fare del gran mototurismo su strada da solo o in coppia. La Desert X viene presentata come un'adventure pura, ma di contaminazioni stradali ne ha tante, e se dovessi optare su questo segmento ibrido, continuerei a preferire la Fricona, che oltre ad affidabilità ed elementi più essenziali, è anche un vero e proprio assegno circolare in caso di rivendita. La Desert X l'attendevo come avversaria spietata ai danni della Yamaha Tenere 700 e della Aprilia Touareg 660, e che con un prezzo poco sotto o poco sopra i 14.000 euro ed un allestimento tecnico differente sarebbe stata veramente un gran colpaccio di mercato e che personalmente avrei anche considerato all'acquisto. Con la scelta che hanno fatto invece hanno introdotto un'ottima moto ma più vicina alla multistrada che già commercializzano, quindi mi ritengo soddisfatto ma non entusiasta, ecco, questa è la definizione attuale del mio stato d'animo. Magari con una prova rinnego tutto quanto, non escludo, però non lo so, mi aspettavo qualcosa di differente. Quindi gente, questa è la nuova Ducati Desert X. Voi che cosa ne pensate? Avete un pensiero più in linea con me? Vi aspettavate un adventure un po' più pura ad un prezzo magari leggermente ribassato? Oppure questa maxi enduro poi, che non si discosta troppo da altre rivali e che appunto si colloca molto bene nel mercato, vi soddisfa e le state seriamente considerando per un futuro acquisto? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Qualora non vi foste ancora iscritti al canale, vi invito a farlo attivando la campanellina per non perdervi nessuno dei miei successivi contenuti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici, in modo da aggiungerli a questa discussione, fargli conoscere la Desert X se non la conoscevano prima, e al tempo stesso aiutate la crescita del canale. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse.